sono partito da casa e subito ho dovuto affrontare una salitella ripida e intensa, ma molto breve, quella di Pagnano. Comunque la parte di avanzo mi sta già abbandonando, ci prospetta un giro col buio. È appena iniziata la salita di colle, questo primo pezzetto è abbastanza tranquillo, le pendenze iniziano a farsi un po' più accentuate, il sole, come ho detto, mi sta abbandonando, ma cercherò di andare a prenderlo. Nel frattempo il sole ha fatto capolino di nuovo sopra lì solo. Ho raggiunto Nava con gli ultimi raggi di sole. E la salita, con pendenze che sfiorano la doppia cifra, si è fatta sentire. Questa è una salita che mi frega sempre, sembra sempre di essere arrivato e poi vista questo infame. Mi interessa davvero la discesa, giù sulle nubi! Io che spero di divertirmi in discesa, una mi frega sempre. Finalmente bella scorrevole la strada. Tutti questi babbi con le macchine. Sono arrivato alle Alpiate, tra poco si attacca il sentiero. Pettino impegnativo, sei almeno al 20%. Queste sono le strade bianche. Sono via suggestiva. Balcone, le chiese, tutta la Brianza, bello bello bello. Eccomi, sono arrivato, Fontanella, qua lascio la bici. E dopo un cambio d'assetto sono pronto per andare su di corsa. Quella che mi aspetta per salire in cima al Monte Baeo è una salita di 400-500 metri di dislivello, molto carina e suggestiva perché fa sali e scendi lungo tutta una cresta. Una cosa bella soprattutto è questo tramonto laggiù, si vedono tutte le Alpi e qua c'è il Monviso. La mattina sempre più buio, ma sto iniziando a sudare. Prima al primo corno finalmente si è accesa la luce di vetta. Io pensavo di essere l'unico sulla montagna a quest'ora e invece ho fatto un incontro piacevole con un ragazzo che stava scendendo. Secondo corno, yuhu! Ed ecco la croce. E io che pensavo fosse illuminata la croce, invece mi sa che era la torcia del ragazzo che ho incontrato. Panorama 360 gradi. Siamo a Padana ed ecco. Una rapida e alquanto divertente discesa, sono tornato alla bici. Ho recuperato il bolide e si ricomincia il lungo e freddo ritorno verso casa. Salita continua, non si molla. Ed eccomi di nuovo a Nava. Inizia la discesa, ma fa già freddissimo. Nonostante sia tutto bello guardato, sto morendo di freddo. Vabbè, sono scemo io che
non ho considerato che all'11 di gennaio, nonostante il surriscaldamento globale, fa comunque freddo e quindi ho le maniche, stanno proprio congelando. Però manca poco, teniamo duro. E nonostante il freddo pungente, ci siamo portati a casa anche questa. Fanno un pelino le ossa.